Ciao ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale. Oggi nuovo video, nuovo makeup tutorial e nuova collaborazione. Infatti oggi con la Dolce Sara, il suo canale sempre ve lo faccio passare qui in sovraimpressione, con la quale abbiamo già fatto il video in collaborazione dei prodotti finiti, e vi lascio qui il link diretto a quel video per andarlo a vedere. Abbiamo deciso di ispirarci ad un personaggio famoso e di riprodurre appunto il suo make-up. Diciamo che io ho pensato a tantissimi soggetti, però sicuramente girando un po' nel web, guardando quindi su internet le varie foto dei personaggi famosi, ho visto la foto di questa dolcissima cantante. Lei è Rihanna, nel frattempo vi faccio passare appunto la foto per farvi vedere a cosa mi sono ispirata, e mi è piaciuto tantissimo questo make-up che indossava in questa foto. Non so se è recente, onestamente non saprei dirvelo. Io adoro Rihanna, l'ascolto sempre, è una delle mie cantanti preferite, e ho visto questo look che indossava in questa foto e me ne sono assolutamente innamorata. Ho detto lo devo rifare. Chiaramente ho cercato un attimino di calarmi nelle vesti della cantante in quella foto, anche se non avevo molte materie prime. Infatti ho messo questa pashmina a mo' di foulard, diciamo, per cercare un po' di simulare, ecco, quella che è la foto che ho visto su internet, e ho riprodotto questo spettacolare smokey eyes dai toni del blu e del color ruggine che appunto indossa in questa foto. E anche lì sono andata un po' ad interpretazione, perché si vede solo un occhio e parte dell'altro occhio, quindi un po' ho pensato che poteva essere questo il risultato finale. Ho utilizzato anche delle ciglia finte molto ma molto dramatic, perché lì in quella foto, non so se sono le sue ma credo di no, ha delle ciglia allucinanti, perché poi essendo di profilo si vedono queste ciglia pazzesche. E poi ho cercato anche di riprodurre un po' il look delle labbra, anche se è difficilissimo perché non si vede bene dalla foto il colore, quindi ho utilizzato in contrasto la matita di MAC Stone, questo color pietra bellissimo, e poi dentro ho utilizzato il Pink Plaid sempre di MAC, tamponando sopra il Melted di Too Faced per rendere le labbra un po' più nude. Lei non so cosa farà in realtà, vi lascio chiaramente anche al suo video e vi lascio tutti i riferimenti nell'info box, quindi il link diretto al suo canale e al video gemello. Passate anche da lei, andatevi ad iscrivere e vedete il suo video, io sono curiosissima di vedere anche la sua proposta. Niente, vi lascio alla realizzazione del make-up, non è poi così difficile, quindi provateci pure voi se volete, magari taggatemi su Instagram, lì io sono CravisGirl, oppure comunque lasciatemi una foto su Makeup Live sulla mia pagina Facebook, dopo chiaramente aver messo il mi piace. Vi lascio alla realizzazione del make-up, un bacio grosso a Sara e stay tuned. Ciao! Bene ragazze, cominciamo subito dal trucco degli occhi. Io ho già fatto la mia base, ho ridisegnato le sopracciglia e fatto un occhio, sull'altro ho messo come primer il Pen Pot di MAC in Soft Ocre, e adesso vado a stendere questo numero 5, questo Base Color Eyeshadow, che è un ombretto in crema di Wycon, solo nell'angolo interno, mentre sul resto della palpebra mobile vado a stendere il numero 15 della Chicago Symphony, sempre di Wycon, che invece è un ombrettino sempre in crema nero, che come vedete una volta steso diventa molto matte. Lo porto con un pennello di precisione anche sulla rima ciliare inferiore e bordo esterno, e creo quindi la mia base per poi andare a stendere sopra le polveri. Comincio dalla Naked 2 e prelevo sia Suspect che Verve, e li porto solo all'angolo interno sopra l'ombrettino numero 5, e poi nel resto della palpebra mobile invece vado a stendere questo bellissimo blu metallico che è l'Evidence, che prelevo direttamente dalla Smoked. Lo vado a stendere sopra con un pennello a lingua di gatto, chiaramente pulito, e lo porto anche sulla rima ciliare inferiore e bordo esterno. Riposeremo tantissime volte questo colore perché lo vogliamo brillante fino alla fine. Con un pennello da sfumatura andiamo a sfumare solo i bordi, chiaramente. E poi vado a prelevare dall'Automake Brows Wow, quindi la palette di Essence, questo marrone da transizione, e lo porto sulla piega dell'occhio. Non contenta, vado a prendere dalla Smoked il Barlast, che è praticamente questo color ruggine bellissimo che io vedevo nella foto di Rihanna, e lo porto prima sulla,
sulla piega dell'occhio, qui mi accorgo che dall'altro lato era meno evidente, quindi l'ho ripassato. Con il Long Lasting Nero vado a creare una linea di eyeliner molto ma molto sottile sull'attaccatura. Non preoccupatevi se non siete precise, perché la andiamo a sfumare con un pennello a lingua di gatto, perché vogliamo solo che l'attaccatura sia bella nera, non vogliamo una linea di eyeliner definita. E all'interno mettiamo il Long Lasting Nero sia sopra che sotto e anche un po' all'angolo interno. Quindi creiamo proprio una sorta, diciamo, di colore più scuro all'interno dell'occhio e poi sfumiamo tutto col pennello penna che abbiamo utilizzato prima. Vado a prelevare il blackout, sempre dalla Smoked, lo porto nella mia V esterna, quindi per scurire la parte finale del trucco. E poi dalla palette vado a prendere di nuovo il Barlast e lo porto, come vedete, solo all'attaccatura, diciamo, creo quest'altra sfumatura, ecco, si vede e non si vede, molto molto bello, che io ho notato dalla foto di Rihanna. Con il Kinky, che è il matte bianco della palette, vado a creare i miei punti lucidi, quindi angolo interno e sotto l'arcata sopraccigliare. E poi vado di mascara, qui ho messo anche le ciglia finte, sto utilizzando questo mascara blu di Just Cosmetics, non mi veniva il nome, che mi sta piacendo, è carino e secondo me ci stava bene con questo tipo di trucco. Passiamo al make up del viso, e come al solito prima di tutto vado a ripulire il fallout con il mio correttore liquido dell'Eufida e lo vado a diffondere per bene con questo pennello ampio a lingua di gatto, creo anche dei punti luce sul viso. E poi come cipria utilizzo il Mineral Foundation di Wycon nella tonalità 3, che vado a stendere con un kabuki, questo è dell'Essence. Contouring con il mio bronzer numero 6 di Wycon. Potete farlo anche più accentuato se volete, a me piace sempre un po' soft. E poi 205 Compact Blush di Wycon per le mie guance. Sulle labbra userò Stone, Pink Plaid e Melted di Too Faced. Questo è il risultato finale. Ciao ragazze, un bacio, a presto!